Una cordialissima buona serata a tutte le nostre telespettatrici e i telespettatori di Rossini TV, canale 633 del Digitale Terrestre e benvenuti alla puntata numero 11 di Insieme a Canestro, oggi giovedì 28 gennaio 2021. Una puntata in cui celebreremo l'ennesima vittoria della squadra di Jasmine Repesa, una vittoria che ai noi, tra l'altro, è costata la panchina a Cesare Pancotto, in quel di Cantù, una vittoria che comunque consolida le ambizioni di una squadra pronta a giocarsela fino in fondo anche nelle final eight, come tra l'altro ci ha confidato Henry Drell in una intervista esclusiva a fine partita. Mi avvio anche alla presentazione degli ospiti in studio, ospiti celebri anche questa settimana che mi accompagneranno in questa tappa di avvicinamento alla gara di eh, domenica sera, ricordo ore 20.45 alla Vitri Frigo d'Arena contro la umana Reyer Venezia. Alla mia destra Gerald Robinson, guardia della uh, VL. Gerald, benvenuto to nostri TV show e grazie mille per aver accettato la nostra invitazione. Grazie per avermi invitato. Matteo Maggi, il team manager della VL. Grazie, a Matteo, di essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ed Enzo Belloni, eh, allenatore del, di tanti settori giovanili della VL. Eh sì, buonasera a tutti. Grazie, a Enzo, di aver accettato il nostro invito. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, questo lo ripetiamo sempre, è visibile in streaming, su Facebook, in diretta, abbiamo anche questa trasmissione. Abbiamo attivato un numero di Whatsapp che invito la regia a mandare in sovraimpressione, il 346-367-3780, per permettere ai tifosi e agli appassionati di interagire con i nostri ospiti attraverso suggerimenti, commenti domande che poi successivamente gli eh, porremo. E veniamo ai nostri ospiti, come dicevo prima, Gerald eh, Robinson, iniziamo con l'ospite d'oltreoceano, non me ne vogliano. Eh, Gerald, you were born on February the 10th, 1989. Gerald è nato il 10 febbraio 1989. Ironia della sorte, un giorno prima Celebrerà il suo compleanno di quando noi affronteremo le eh, Final Eight eh, a Milano. Gerald, uh, on the 11th of February, so just one day before you celebrate your birthday, and on the 11th we move to Milano for playing the Final Eight. Correct, correct. So, so we'll, we, uh, we hope we have big celebration. Should be part of a birthday present and a good present for the team as well. Ecco, festeggerà il suo compleanno e spera di fare un bel regalo. A tutta la squadra, e, um, sei nato ad Atene. You were born in Athens. No, I don't. know, I'm joking. L'ho <laughs> 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 visto un po' sorpreso. Allora, we are joking because uh, you were born, of course, in Nashville. Correct. And I learned that Nashville is the so called Athens from the United States. because you have so many buildings and architectures in Nashville like for example the Parthenon. Yes, we do you have confirm. A, we have a replica of the path, uh, Parthenon, not the Pantheon, but the Parthenon um, in Nashville, Tennessee. So, I've never heard it called the Athens yeah. of the United States, but we do it have is. a Parthenon. Yeah. Okay, mm, ho scherzato ovviamente ho detto ho sei nato ad Atene. Eh, perché Nashville, che è la sua città eh, di origine, è soprannominata l'Atene del sud-est degli Stati Uniti, perché ha numerosi eh, istituti scolastici e architettura classica tra i suoi edifici. Questo non lo sapevi? E ci hanno una replica del Partenone. Quindi, <coughs> se andate a Nashville, Tennessee, sembra di essere eh, ad Atene. Nashville, appunto, is the capital city of uh, Tennessee. Correct, yes. capital city, and is known for. A lot of people call it the music city because the Music uh, City. So actually a lot of different history with music, but a lot of people, most people know it for country music. So that's why they, and if you go downtown and things like that, it's always a lot of live music. Exactly. So. And uh, Nashville, ha detto, is one of the capitales of music, very conosciuta per the country, and e, is sede of the Grand Ole Opry. Yes, the Grand Ole Opry House. Yes. È un famoso programma radiofonico di musica country: un famous uh, radio program di country musica. Um, e a, very a Nashville. Si produce guitarra. una chitarra molto famosa. Uh, Potrebbe essere la Gibson, sei no, un chitarrista? No, Perché la prossima how many domanda Gibson sarebbe stata: quante chitarre? Gibson <laughs> possiedi? I don't have any, but... Non ne ho I nessuna, ma be mi be sono molto be. familiari. Ok, e uh, Nashville, io sono un po' fissato con la storia e le curiosità abbiate pazienza, ma tanto è, è cultura per tutti. Pensate che Nashville è una delle poche città del sud sempre rimasta fedele al Partito Democratico. It's one of the few southern cities always trustful to the Democrats party. Nashville, the last one, l'ultima vittoria dei repubblicani. In quella città, the last one of the Republican Party in Nashville mm -hmm. was at the end of the Civil War. It's a long time <laughs> It's ago. It's a long time It's ago. L'ultima vittoria del Partito Repubblicano. Pensate, è stata durante la fine della guerra di successione. Parliamo di due secoli fa. Quindi Joe Biden avrà preso un bel po' di, di voti. E, Gerald, in Nashville, uh, there are many professional teams like uh, Predators in the NHL. There A are Nashville, sono tante Titans squadre professionistiche, come i Predators e nelloche uh, i Titans nella it is the NFL, ed, of ed TNA. TNA. You know is è la sede della TNA. Sai che cos'è? Is that wrestling? Exactly, non-stop action wrestling. Did you ever uh, think about? Uh, Hai mai pensato di giocare a football, hockey o persino hockey a wrestling? È so, interessante che da bambino I ho praticato sports, molti sport come la maggior parte sports, dei bambini play play negli Stati Uniti Ho giocato a baseball, football, basketball sport, kid, Il basket poi è poi diventato il mio sport, so quello in cui after, mi divertivo you know, di più you know, 14 old, A 14 anni ho smesso di giocare a football e anche a baseball e ho continuato solamente con il basket Ok, Gerald, uh, da ragazzo frequenta la Martin Luther King Magnet High School. Quando you were a boy, you attended uh, yes, this wow. high school. And uh, then uh, you started your university career at Tennessee State. Correct. 2 years from 2007 until 2009 con mm -hmm. a um, point average very high. Correct. You confirm? I confirm these things. Then you move to Athens, Athens, Georgia. Exactly, in Georgia University, and uh, many minutes. You you play a lot. You play a lot, all around thirty minutes per game. Correct. Ho detto che dopo aver frequentato la Martin Luther King Magnet High School, si è trasferito all'Università del Tennessee dove aveva una, una media punti molto alta, due stagioni dal 2007 al 2009, aveva tra i 15.19 e i 17.83 a partita e poi veramente si è trasferito ad Atene, che è la città di Athens in Georgia, dove ha sede la prestigiosa Georgian University dove ha giocato tantissime partite sempre in, con un minutaggio intorno ai 30 minuti. Terminata l'esperienza in NCAA, ti trasferisci in Europa e la prima stagione è in Belgio con la Stella Artois Leo Bears. After your, uh, NCAA you move to in So let's start uh, from this point in Europe. Preferite che parta da qui e che continui poi con le altre tappe oppure preferite che vi racconti il mio primo anno? Raccontaci il tuo primo anno. Come hai detto, il mio primo anno è stato in Belgio, a Lovagno, una piccola città non lontana da Bruxelles. Venendo dall'America non conoscevo tanto dell'Europa. Conoscevo sì la geografia, ma poco la cultura. Il mio primo anno da matricola in Belgio è stato un perfetto punto di partenza. Mi sono divertito molto, ho avuto un'intensa vita sociale e non mi sono sentito troppo lontano da casa. Lui ha detto che Leuven è una small city, ma Leuven è very famous. In italiano è Lovanio. Vediamo un po' se vi fa ricordare qualcosa. Matteo? È la sede dove hanno fondato nel 1366 la Stella Artois. Non lo sapevate? No, The Beer. The beer. <laughs> Stella Artois, the, exactly. the factory is in Leuven, the beer factory. Exactly. It was founded in 1366. So, Fu fondato, in the fondato when nel 1366 durante il Medioevo, yet. quando l'America nemmeno era And, stata uh, scoperta ancora, e questo è il motivo per il quale ti sei divertito molto là. No, no, <laughs> no that, that non that, that sono that, per nulla un, that, un that, bevitore that, di birra, that, that, that non ne sono mai stato un fan. vuoi continuare a raccontarci dei passi successivi della tua carriera? Ok, quindi dopo in Israele. Uh, for, in a small in north. Apoel, Gilboa, e yeah. yeah. so cool, Dopo Lovagno, sono andato uh, a Israele In una squadra del nord Virginia, del paese L'Apoel, Galil, Gilboa Israele è stata una bella esperienza Molto interessante per la cultura Io sono cristiano Per cui ho potuto visitare i luoghi santi in Israele Come Gerusalemme, Qumran e Nazareth Dopo Israele sono andato a Riga In Lettonia, al Vef un anno molto divertente, una bella stagione. Ho potuto giocare in diverse competizioni, quali il le campionato lettone, la Eurocup e la VTB United The League. Ho vinto il titolo lettone il mio primo campionato da professionista. Lo sapevi che anche Tyler Kane ha giocato lì? Sì, lo sapevo. Ha giocato tre anni: due con il Le e ed uno con i Barons, quindi tre stagioni è Nanterre Nanterre, yes. Nanterre in Francia um, e questo è un segno del destino un segno del destino perché è andato a giocare a Nanterre che sappiamo tutti noi pesaresi è la città gemellata con Pesaro è un segno del destino perché non so se lo sai Nanterre è la yeah. città gemellata con Pesaro non lo sapevo non lo sapevi? no quindi oggi lo sai ora lo so quindi è andato a Nanterre che è un altro suburbio di uh, Pesaro quindi è stata anche un'interessante esperienza. E mi sono fortunato di essere in città buone. Quindi, dopo Nanterre, dopo Nanterre, ho pensato di parlare Sì, sono andato a Nanterre, Asia, uno dei sobborghi di Parigi. Yeah. Un'altra bellissima esperienza uh, in una città molto Banzai, bella. Mamma. Dopo Nanterre, una breve parentesi in Asia, in Iran, un'esperienza bellissima in un sobborgo di Tehran. Nessuno conosceva nulla del basket in Iran, ma ci sono andato e ho fatto bene. Sono stato sei mesi, lo sapevo. Poi sono tornato in Europa alla fine della stagione, per non perdere la mia fama e la reputazione qui. The in Alba ho terminato pertanto la stagione all'Alba Berlino in Germania. L'anno dopo ho giocato per due stagioni a Monaco nella Lega francese. La prima stagione specialmente è stata top, un'ottima squadra. A lot of personal success as well. Unfortunately, we lost two finals. We lost in the uh, final of Champions League after having a pretty much breezing through the regular season. Purtroppo abbiamo perso due finali: quella della Lega e quella in Champions League. Ed anche l'anno dopo abbiamo perso la finale delle campionato. Quindi abbiamo perso in totale tre finali: due di campionato ed una di Champions League. One Champions League final lost. So two years after that. L'ultima in in and... stagione, invece, mi sono diviso tra Grecia con il Patrasso e la Turchia con il Bursaspor. A causa delle Covid poi è stata una stagione molto travagliata. Ho giocato in Grecia occupando vari ruoli prima di andare in Turchia, e non appena ho iniziato a prendere il ritmo, la stagione si è interrotta per il Covid. Exactly, exactly. And e ad agosto poi hai firmato per la Virtus Roma. Un'altra situazione interessante ma sfortunata, che poi mi ha portato a Pesaro, quindi ringrazio adesso di essere qui. Gerald, sei un vero e proprio globetrotter del basket, ha elencato una marea di nazioni, adesso sfido Enzo se è stato attento e se le ricorda tutte. Di geografia? Belgio, Lettonia, Francia, Iran, Germania, Grecia, Turchia, Turchia. e Italia. Hai vissuto in tanti diversi paesi, ma qual è stato quello dove ti è piaciuto maggiormente stare, eccetto l'Italia? Mi è piaciuto molto stare a Roma, un breve periodo, sfortunato come ho già detto, ma è una città meravigliosa. Prima di venire a Pesaro, ho vissuto anche a Berlino, Parigi. Monaco. Monaco. Monaco, e se devo dire una, Monaco okay. è la mia città preferita. E uh, quale campionato ti è sembrato più simile a quello italiano? Which league is more similar to the Italian one? From a technical point of view, of course. Da un punto di vista tecnico. More similar? Yeah. Mm. Or the Italian one is the tougher. Il I campionato play, più difficile in, in cui ho, ho giocato play, è stata la VTB League, con tanti top, top team, team che potevano godere uh, di budget significativi Russia, ed importanti. So in Russia, in Russia, in Russia, so in Russia in ho giocato contro diverse TV squadre molto forti, anche in Eurocup Euro Euro ho affrontato squadre forti. For quindi in Lettonia è il campionato più difficile che ha disputato. Ma la più vicina a livello domestico. Se devo dire invece quale lega è più simile a quella italiana, questo è difficile per me. Ogni nazione ha il suo livello e quindi è davvero difficile dirlo. Ti aspettavi di essere scelto da uno dei migliori allenatori al mondo come Jasmine Repeja? Non mi aspettavo nulla, ma sono molto grato ed onorato. Perché tutti conoscevano la sua reputazione ed hanno rispetto per lui. In definitiva, un onore essere scelto da lui. E quali sono state le tue sensazioni quando sei stato chiamato da un club così glorioso come Pesaro? È stato molto eccitante, specialmente dopo la sfortunata esperienza di Roma. Sono rimasto in Italia senza conoscere la prossima destinazione e poi è arrivata la chiamata qui che mi ha reso felicissimo di poter tornare a giocare a pallacanestro. Ok, delle brevi statistiche di Gerda che finora ha giocato 4 partite con una media di 18 minuti, 6.8 punti a partita, 52,4 da 2. E quasi 5 assist, e questi sono alcune statistiche stessi riguardo i tuoi 4-play games che con il nostro team. Gerald, Geralt, dove, dove vivi qui a C Pesaro? Sei qui con la tua famiglia? No, non al momento no. La no. mia a, ragazza è stata qui per un breve periodo, per periodo ma adesso so so sono solo. Vivo vicino the alle the mare, night. è un yes, posto molto yes, bello, yes, bello, yes, bello so per vivere. Mi alzo alle mattino e vedo il mare ogni giorno, uno spettacolo unico. E che cosa fai quando non ti alleni? Sono un ragazzo molto leggero, facile a vivere. Sono uno molto tranquillo. Cucino ogni giorno, mi piace molto. È un amante della cucina. Non so può uscire. Giro poco. Io io cook food or Yes, of course. I mean I keep it simple. I mean I just kind of rotate uh I guess you say kind of healthy. I eat a lot of desserts, but Sì, cucino cibi semplici, genuini, salutari. Mi piacciono molto i dolci, kind of il pollo, rice, il tacchino, le insalate, il riso e le verdure. <coughs> ok, avremo molto da tradurre Che cosa significa per te la maglia numero 22? Perché hai scelto questo numero? Interessante. Ok, quindi, da bambino ho usato numeri diversi, perché avevo un paio di giocatori preferiti, come Allen Iverson, è una domanda molto interessante. Quando ero piccolo ho vestito maglie con diversi numeri, in base anche ai miei giocatori preferiti, come Allen Iverson, Tracy McGrady. In quegli anni indossavo la maglia numero 3 e la numero 1. Quando andai all'high school ero l'unico dei junior che giocava nella squadra senior e lì gli unici numeri disponibili erano il 10 ed il 22. Da bambino mi piaceva le 10, il ma mio compleanno è le 10, anche quello di mia madre cade le 10, ma quello di mio padre è le 22. Mio padre è stato molto importante per me, come ovviamente mia madre, ma è grazie a lui che sono quello che sono diventato e perciò ho scelto le 22. Solo due stagioni della mia carriera ho giocato senza questo numero. Thank you, Gerald. Passiamo a Matteo Maggi, team manager della VL dal 2017. Dopo aver maturato esperienza un paio d'anni nell'ufficio marketing dal 2015 al 2017. Sorprendentemente, è stata una sorpresa anche per me, Matteo viene dal calcio. Esatto. Allora adesso eh. raccontaci, parliamo un po' di football, visto che sono 11 puntate che parliamo di pallacanestro, giustamente ci mancherebbe. Raccontaci della tua carriera a pedate. Allora, da bambino ho cominciato a giocare a calcio prestissimo, era. 5-6 anni, quindi ho sempre giocato a calcio da quando sono piccolissimo, e, però nel mentre ho aff sempre affiancato la mia diciamo, carriera tra virgolette, calcistica alla pallacanestro, essendo di Pesaro e eh, avendo un papà abbonato sì. storico della VL, quindi giocavo la domenica e poi correvo al palazzo a vedere la partita, per cui questa doppia veste da calciatore, ma poi in realtà sportivo, appassionato di VL... Mi ha portato poi a lavorare dove sono, dove sono oggi. La mia carriera è iniziata all'azzurra, che è il mio paese di origine. E, e lì ho iniziato tutta la trafila ecco, giovanile. Per chi fino non a... lo sapesse è col bordo. Esatto, adesso va alle foglie adesso, sì. E ho iniziato lì la mia carriera giovanile, ho fatto tutte le trafile fino a raggiungere la prima squadra del paese. E dove ho giocato quattro anni da, da fuori quota per poi iniziare un po' a girare Provincia e fuori provincia nelle sì. categorie dilettantistiche, dall'Eccellenza fino alla Seconda Categoria, quindi le ho fatte quasi tutte. Ecco, citiamole: Atletico Gallo, Torconca, Saludecio, Fermignano, Tavuglia, magari hanno piacere, no? Certo. Però sempre l'Azzurra nel cuore. Sì, infatti, il mio percorso è iniziato all'Azzurra e poi è ritornato l'anno scorso da dove è partito. Quindi sono nato da dentro l'Azzurra e sono ritornato a giocare nella prima squadra del mio paese dopo un po' di stagioni insomma giravagando per il territorio Ecco Matteo è Juventino quindi è un compagno di merende di Enzo Belloni Esatto. <ride> e hai dichiarato in un'intervista che ti rifai a Pep Guardiola, è il tuo mito Sicuramente Pep Guardiola penso che per ogni appassionato di calcio è un, è un mito è anche un sogno per la Juventus, eh. <ride> la vedo che <ride> ammiccava No è noioso Proprio passato. Sì, sì, vabbè, vabbè. Magari, magari un giorno lo vedremo <ride> esatto. anche in bianco e nero. Però sì, sicuramente è un personaggio che mi affascina molto nel suo modo di guidare le squadre, di dare l'impronta ai propri team. Sei anche un giocatore di paddle. Ma ogni, ogni tanto mi diletto con il prof Venerandi e Calbini, l'assistente di Coserepito. I stati no, però ogni tanto ci divertiamo. Mi no, divertite, sì. senti, hai detto che se non avessi intrapreso questa carriera avresti lavorato in un'azienda, in un campo amministrativo o commerciale. È un proseguimento dei tuoi studi? Sì, io mi sono laureato in economia aziendale, quindi diciamo che probabilmente lo sbocco più naturale è quello aziendale. Poi invece la mia passione mi ha portato a fare delle specializzazioni con dei corsi un pochino più verticali. E nel manager sportivo e quindi sono riuscito poi ad avere l'opportunità nel club più importante probabilmente della regione e quindi non posso che essere soddisfatto esatto. di essere al massimo livello regionale ecco, parliamo proprio di questa tua figura professionale del team manager ho sentito la tua intervista a Point Break fatta dal canale della VL e dici che per esercitare il tuo ruolo ci vuole pazienza precisione, fermezza e conoscenza delle regole assolutamente e penso che il ruolo sia delicato perché spesso ti trovi in, a, metà, a metà strada tra la squadra, i giocatori, lo staff tecnico, e la dirigenza. Quindi, sicuramente la, la fermezza e anche la calma in alcuni momenti nel capire le pressioni che, possono, che può avere la squadra, che può avere l'allenatore, che può avere la dirigenza. Diciamo che. Devo cercare di essere la persona che riporta un po' in equilibrio gli stati d'animi e, e capire il momento, insomma, di tutti. E sei quello che in estate ha più lavoro di tutti? Eh, diciamo che sono tra quelli che ha più lavoro di tutti, sì. perché comunque la fase iniziata della stagione è una fase cruciale dove eh, bisogna preparare bene la stagione che verrà e cercare di preparare il meglio possibile quelle che sono. Le esigenze dei giocatori che arriveranno qua a Pesaro per farli trovare al meglio e farli rendere al massimo possibile. Sì, e quindi anche con Gerald hai avuto lo stesso approccio. Ma lo sei andato a prendere tu a Roma sì. o è andato Fabio Scattolino? No, sono andato io. Sei andato <ride> <tu>. <ride> sono andato io, sono andato io. Perfetto, e passiamo a Enzo Belloni, un personaggio che non ha bisogno di alcuna presentazione. Tra le sue tante attività, ricordiamo. Tra le cose che è anche assessore ai lavori pubblici del comune di Pesaro, ma qui è secondario. Eh? In questo caso sì. <ride> sì. E ho detto apposta tra le tante attività perché è, la sua figura è legata alla pallacanestro e al mondo VL. Brevemente, alleni le squadre giovanili della VL da tempo in immemore. Me l'hai detto ieri, mi sembra. Dal 96 Esatto, dopo aver trascorso 11 anni facendo la spola tra marotta e basket giovane. Ecco, sì. raccontaci un po' come ha iniziato l'avventura in panchina. Veramente è iniziata una passione vera perché abitando a Pantano, in via Rossi, eh, giocando nella lupo, alla poi, lupo, dopo, esatto. alla lupo sì, poi dopo allenavo senza tessera, così come succedeva nel campetto di Via Rossi, poi quando Bern... poteva allenare senza tesserini sempre sì, senza, sì. Tante, senza tanti giochi e Bernardo Gili sì, eh, me lo ricordo, eh, che allenava sì. Marotta lui era, aveva impegni di lavoro mi ha detto uh, vuoi andare al posto mio eh, prendo, eh, sono, sono partito Il primo anno avevamo 17 bambini tesserati più una squadra di, di adulti, dove c'era Franco Del Moro, che gli è venuta la passione della pallacanestro. Ecco. Quella volta non sapeva fare quasi niente, No, l'avevo messa nella 1-3-1 in mezzo, ricordo <ride> perché lui veniva dal calcio, faceva il portiere e lì poteva ricavare il suo spazio. E quando sono andato via da Marotta, avevamo 174 tesserati quindi una crescita esponenziale, una grande passione, eh, dirigenti con, eh, che ci credevano alla pallacanestro. Ma nemmeno no. capo, perché era più che altro l'attività giovanile. I, I grandi erano diciamo, la prima divisione era, era una passione, la serie D. Quello che ci piaceva era lavorare sui ragazzini e portarne, portarne tanti in palestra. E la pallacanestro la conoscevano poco, tant'è che io ero il mister. No? Quindi parlando <ride> di calcio ero il mister, e, però lì insomma ci siamo divertiti, ci siamo tolte tante soddisfazioni, stessa cosa fatto con, con i ragazzi del Basque Giovane, dove c'è stata una parentesi di, di 3-4 anni, anche a Basque Giovane, e poi Franco Bertini mi ha chiamato nel 95-96, quella stagione lì, alla, alla VL, e ho iniziato, eravamo un gruppo, eravamo io, Lucio, Zanca, e poi l'anno dopo con Stefano, con Cioppi e io ho un merito di aver portato alla pallacanestro Pascucci. Gianluca, Gianluca veniva con me a Marotta. E lui andava a scuola ancora, quindi, lui prendeva la macchina, faceva la 500 rossa, veniva giù con me a Marotta. Poi l'ho portata alla BS poi alla VL, e adesso in NBA Houston, MBA, in New esatto, York. Sì, sì. E e ora Minnesota, però c'era un talento particolare per, per i giocatori. Andava a cercare su internet quando allora non era di moda le cassette non de, dell'NBA o dei college, quelli più famosi, cercava proprio, andava a rovistare in cantina <ride> e devo dire che si è fatta una, una grandissima carriera, è una cosa che mi fa particolarmente piacere. È una diciamo una cosa che ho fatto col cuore che poi dopo gli ultimi anni in qualche modo ho lasciato l'eredità agli altri è stata la costruzione l'inizio de, del minibasket dei Bis assieme a Stefano Bizzosi eh, siamo partiti nel 2004 quella volta quando c'era una situazione un po' difficile in casa VL e eh, mamma Dio quindi non si capiva che cosa poteva succedere e avevamo iniziato a costruire questo minibasket importante che ci ha portato ad avere anche punti di 400-500 bambini, quindi quella è, è fare una grande attività anche sociale con, eh, con il basket, con eh, la scuola Basket in Africa, l'attività che si è fatta mh, con eh, i ragazzi con disagio fisico e psichico, che ancora si continua a fare, quindi una pallacanestro tutto tondo. Nel frattempo hai lavorato all'ufficio sporta del comune di Pesaro insieme a Giulio Gigliotti, con il quale hai organizzato una marea di tornei. Hai preso il testimone dell'assessorato allo sport con il Ricci 1. Con Ceriscioli. Con Ceriscioli. E, e poi sei passato ai lavori pubblici. Questa è la parentesi politica accanto alla sua attività sportiva. Tanti atleti hai visto passare tra le tue mani e allenare. Ti ne ricordi qualcuno che poi è arrivato Tutti. in Serie A? Tutti, Tutti. praticamente. Perché da Daniele, Hackett, Cinciarini, Benevelli... E poi c'è stato quando facevo assistente Benevelli con il... figlio, eh, Benevelli sì, sì. E un po tu, Alessandro, amici, tutti quelli che, Giovanni, Tommassini, tutti quelli che stanno giocando, io avendo allenato sempre la fascia dei più piccoli, diciamo dai 13 ai 15 anni, eh, insomma ho avuto a che fare, lavorare un pochino con tutti, con una, dandogli in qualche modo una mentalità, quello che mi piace è pensare che chi allena i più piccoli, che è nel settore giovanile, gli deve dare il coraggio. E la forza di sbagliare perché non puoi pre pensare, pretendere che un ragazzino a 13, 14, 15 anni faccia eh, tutto in maniera corretta. Devi capire, devono capire che possono sbagliare, devi avere eh, la forza di, di fargli sbagliare perché poi l'allenatore, poi magari quando uno è più grande lo capisce meglio, ma quando inizi la, la tua carriera da allenatore lo fai molte volte sulla pelle dei ragazzi, tante, è inutile dirlo, tu sei in prima fila, no? quindi il risultato lo senti tuo. Poi dopo, col passare degli anni, capisci che il tuo compito di allenare più è quello di, di farli crescere. E ci sono qualità eh, come il coraggio, l'agonismo, l'entusiasmo, la forza eh, e la voglia anche di provare pur eh, sbagliando. Che, eh, che poi quando diventi grande non è come lo sci diciamo non impari più è più facile insegnare a sciare a un bambino di 8-10 ah, anni piuttosto sì, che a sì, uno sì. di 18-20 alla pallacanestro se non ti butti a 14 anni poi non ti a butti 25 più. non ti butti non ti più. più ecco veniamo invece all'attualità e alla, partiamo dalla partita di domenica pomeriggio contro Cantù una partita che è costata come dicevo prima la panchina a Cesare Pancotto quindi da domenica sul, presso la società canturina siederà eh, Bucchi, una nostra vecchia conoscenza, Piero Bucchi, che ha firmato un 1 più 1 con rinnovo automatico in caso di eh, salvezza. Prego intanto la regia di mandare in onda gli highlight della straripante vittoria per 107 a 83 di domenica. Abbiamo detto tutto ormai su questa squadra. Soprattutto che la salvezza eh, ormai ha, ha quasi poco a che fare con eh, questo team che è sesto in solitaria alle spalle delle cinque Big riconosciute da tutti. E è stata una prestazione eccezionale che tutti. Eh, avrebbero voluto, in primis il coach eh, avrebbero potuto eh, sognare un buon approccio al match, eh, abbiamo preso un sacco di distanza prima dell'intervallo e poi siamo arrivati a gestire molto bene fino alla fine. Gerald, your impression about the last victory, last eh, Sunday vs. Cantù the perfect match. Gerald, le tue impressioni sull'ultima vittoria, quella good di domenica before sera contro Cantù? The... Il match è perfetto, un'ottima partenza, uh, poi le gap prima dell'intervallo e poi siamo Very riusciti a gestire con tranquillità l'ultima parte della partita. La mia impressione è che, è stata una buona vittoria. Beh, la mia impressione è che è stata una buona vittoria. Siamo riusciti a collezionare un bel margine e abbiamo anche messo in pratica diversi schemi. Quindi, un'ottima opportunità per imparare ad applicare. Siamo stati molto felici, ma dobbiamo ancora lavorare duramente. Quindi, è stata subito dimenticata la sconfitta di Sassari. You immediately forgot the lost in Sassari.

Matteo, uh, a Sassari le triple non erano state proprio il massimo della realizzazione e invece domenica sono entrate quasi in maniera centellinata. Ah, sicuramente domenica la differenza l'hanno fatta sicuramente il tiro da tre ma l'ha fatto l'atteggiamento della squadra dal primo minuto. Che ecco, questo, infatti ci voleva arrivare a quello. Ha insieme. aggredito la partita e non ha lasciato respirare l'avversario. Che è un po' quello che il coach chiede ogni domenica e devo dire che domenica contro Cantù è stata la realizzazione perfetta di quello che il coach ha chiesto in settimana. Esatto. Tra l'altro, Gerald migliore in campo insieme a Carlos Delfino. Ma sicuramente su Gerald sì. eh, non, non abbiamo dubbi: è un giocatore esperto che si sta ambientando benissimo con il gruppo, con, eh, con la città, con, eh, con tutti. Per cui non avevamo dubbi che prima o poi avesse sfornato una partita di questo tipo. E poi su Carlos diciamo che c'è poco da dire, sì, c'è poco da aggiungere, ormai ci siamo sprecati dire. in aggettivi superlativi. Hai capito quello che ver, abbiamo uh, detto? Sei stato no il migliore in campo, that, uh, non abbiamo avuto dubbi che prima o poi la le tue per performance, performance fossero così positive. positive. Da allenatore Enzo, Repesa ha martoriato drell per mesi. Ha martoriato Zanotti e all'improvviso Zanotti ce lo ritroviamo in Nazionale, no? Questa è una notizia che poi approfondiremo. Drell sembra un marziano, ma che sta facendo? Ma sta allenando <ride> no? come, come non San Lui. non eravamo più abituati proprio. No, non eravamo abituati, poi non eravamo abituati a vedere una squadra con delle regole. Quindi da allenatore, se guardi la partita, non da tifoso, eh, ti accorgi subito che ha delle regole chiare. No, delle regole in difesa che poi ti portano e anche delle regole in attacco, no? non è che si gioca a caso, magari con le squadre come erano strutturate gli anni passati, col modo di allenare degli anni passati, si vedeva una palla pallacanestro, quest'anno ci sono delle regole. Devo dire che è un allenatore che vuole imparare e guarda la partita della VL ha eh, tanto materiale. Eh, con cui confrontarsi eh, e le regole che riesce a dare Repesa oltre agli stimoli, perché quando un allenatore eh, dice a un suo giocatore sempre che non va bene, no, a un certo punto diventa un rompi. Sì. Se però tu riesci a distinguere bravo, gli dai un, un calcio nel culo Uno come scupazzo, si dice. E poi eh, l'azione dopo, la partita dopo, gli dici bravo 5 volte. Allora anche il suo cervello inizia a muoversi e ad elaborare. Cavolo, allora non è che ce l'ha con me, vuol dire che, che mi vuole stimolare. Eh, il bello è vedere la squadra giocare con intensità e nessuno a sedere e a grattarsi per tutti i 40 minuti. Di solito, quando sei più o 20 magari fai entrare 3-4 della panchina, poi non li guardi nemmeno. Invece, vedere giocare ragazzi la panchina e, e, e l'allenatore in piedi ad incitarli quello è un, è un grande segnale le due bombe di Serpilli erano più esatto. felici di quelle anche perché ma... da, da allenatore del settore giovanile vedere giocare Michele che l'ho preso io quella volta da, da ancora suo nonno che è il babbo di, eh, di Achille di, di Polonara eh, me l'ha portato all'allenamento e l'ha voluto tesserare a tutti i costi con noi per giocare Calbiri piccolo, lo stesso che sì. abbiamo avuto. E anche Basso, che non eh. hai avuto però. Basso non l'ho sì. avuto, eh, però anche Edin, sì, sì, che è entrato sì, in sì. campo e ha fatto anche una bomba qualche partita fa. Esatto. Edin eh, che ha avuto il suo, il suo scossone un anno, che non è stato convocato in una selezione regionale il trofeo delle regioni sì. no, a lui non lo convocarono non capisco perché era quello forse nelle Marche che aveva più di tutto il fisico da giocatore di pallacanè era, era, era sotto un treno eh? noi stavamo <ride> facendo un torneo a peso e ho detto guarda che quelli bravi eh, che sì. giocano in Serie A molti non li hanno convocati per niente quindi devi dimostrare eh, infatti, so. a questi che non capivano niente e piano piano eh, lì <ride> ha fatto diciamo mh, le migliori partite da quando l'ho allenato io dopo quel periodo lì e adesso sta speriamo che la palla che possa diventare in qualche modo per un periodo della sua vita e il suo lavoro. Repes ha anche, ha anche parlato in conferenza stampa al termine della partita di mentalità warrior, warrior mentality. Repes ha parlato in the press conference after the game about a men warrior mentality. Non era allora, dopo, Vinci Straripante, e non era contento degli 11 rimbalzi offensivi di Cantù lasciati agli avversari e soprattutto dei 31 punti nell'ultimo quarto. Repesa was not happy about the 11 offensive rebounds that you left to Cantù and above all the 31 points they scored in the last quarter. Is it true? It's very true, and it goes back to, come like I said, um, you definitely. Sì, è vero, siamo stati contenti per la vittoria, ma non abbiamo giocato una partita perfetta, nonostante l'enorme scarto nel punteggio. Ma ci sono ancora ampi margini per imparare la lezione. Non dobbiamo mai mollare e lasciare tutti quei rimbalzi offensivi. Quindi, la prossima volta dobbiamo porre molta attenzione a questo aspetto. Quindi tu aderisci completamente a questa mentalità, guerriera. Sicuramente, a nello sport, so, nelle competizioni, bisogna, bisogna sempre avere questa mentalità. Gerald, eh, domenica, ripeto, ore 20.45, si torna in campo in casa, qui alla Vitrifrigo Arena, contro la Ubana Rayer eh, Venezia, che proprio qui sollevò l'ultimo titolo della Lega Basket, ve lo ricordate tutti, la Coppa Italia al termine delle quelle splendide final eight dell'anno scorso Enzo, sì, con il comune tu. di Pesaro bisogna riprezzare la candidatura quando si ripotrà perché è stato un evento meraviglioso è stato straordinario, straordinario. Anche, anche perché io ricordavo da anni insomma tanta gente dalla no, prima giornata fino all'ultima a, a vedere una partita sì. di pallacanestro eh, tenendo conto che non c'era scuola di caso e esatto. quello lì è il risultato vincente non la immagino passione neanche del cosa sarebbe stato ma torniamo a Venezia, Gerald on Sunday we play versus uh, Venezia. Domenica giochiamo contro Venezia, quando eri a Roma, hai mai giocato contro la Rayer? No, no, è la prima volta che gioco contro di loro in stagione. Ci ho giocato in Eurocup, ma diversi anni fa. Do you know the team? Yes, sì, conosco molto bene la squadra. Venezia ha giocatori che sono lì da diversi anni, alcuni li ho affrontati e mi sono familiari. Matteo, sarà una partita particolarmente sentita da Ariel? Sicuro, sicuramente sarà sentita, sì. ma se farà come l'andata, andata, insomma, che la sente in quel modo positivo lì siamo tranquilli certo infatti esatto ricordiamo che all'andata è stata una splendida vittoria della VL la prima in la prima. trasferta inaspettata e abbiamo anche una vecchia conoscenza che è il figlio di Darren Day sicuramente Austin qua a Pesaro ha lasciato un ottimo ricordo come l'ha lasciato suo padre Sì! E speriamo che non ci faccia troppo male Matteo questa crescita esponenziale di Drell vorrei che ne parlassi approfonditamente perché non ce lo aspettavamo. No, eh, Poi nell'arco di due, due partite, tre partite. Sì, fa delle ultime due partite, sì. ha sfornato due prestazioni eh. veramente importanti. Era Ma il capro che... espiatorio di tutta la tifoseria. È stato <ride> Vabbè. Vabbè. <ride> eh, credo che sia soltanto il frutto del, del durissimo lavoro che sta facendo da agosto con, eh, con Coach Repegia eh, che pretende tanto da lui perché... Ha del talento e quindi c'è una buona base su cui lavorare. E per diventare giocatore, però, ha bisogno di, di essere più duro, di, di essere più aggressivo, di stare in campo con la testa che ha messo nelle ultime due partite. e Penso che questo sia soltanto il frutto del duro lavoro che, è, che sta portando avanti. Ha grandi meriti e ha la grande occasione di lavorare con un coach così importante che crede nei giovani e sa qual è il modo giusto per farli crescere e farli lavorare. Per cui. Penso che questo sia soltanto l'inizio. Matteo, che sensazioni hai essere il team manager di tre nazionali? Perché ricordiamo, Zanotti va con la nazionale italiana nella bolla di eh, Perma dal 18 al 21 febbraio, Filipovic con la nazionale ungherese e Edre, Drell con la nazionale estone. Sicuramente è un Una orgoglio lavorare <ride> sì, con, con dei giocatori che fanno parte delle proprie nazionali, quindi sono tre giocatori importanti. È una soddisfazione perché significa che loro stanno lavorando bene, ma tutto quello che gli è lì intorno sta funzionando, per cui la soddisfazione è doppia. Perfetto. Enzo, prima della pausa pubblicitaria, sintetico, come tu sai fare, casa VL e progetto dei via Togliatti. Se ne è parlato tutta la settimana, chi meglio dell'assessore dei lavori pubblici ce lo può spiegare? Ma allora, il eh, progetto di Atogliati deve andare, di deve andare eh, in gara. Il Casa VL è un progetto ambizioso che Amadori e Dario insomma ce l'hanno in testa da anni. diciamo È una di, di quelle operazioni strategiche che, ti, che farà fare il salto di qualità alla società, anche dal punto di vista del settore giovanile, perché una società che vuole crescere mh, con le situazioni che ci sono adesso ha bisogno di una base sottosolida su cui... Eh, far crescere insomma, eh, la, la propria struttura. Il segnale più bello però di quest'anno, volevo sottolinearlo, è la passione di Beretta durante le partite. È quello che in qualche modo molte volte mi distrae dalla partita. Guardi Beretta. E guardo Beretta dietro la tribuna, sì, dietro sì. il calestro, proprio coinvolto. E avere uno sponsor così importante... Che non si sì, ha la scritta nella maglia, però sta vivendo la partita e la vita della società in questa maniera. È, è, diciamo, è la sensazione più forte che ho da appassionato di pallacanestro, che, che ha visto tanti dirigenti e tanti presidenti e tanti sponsor passare. Questo mi sembra che si sia veramente innamorato di questo sport e di questa città. Gerald, ehm... Gerald, chi sono i tuoi compagni uh, di squadra uh, con, con i quali hai il miglior rapporto? Um, Intendi rapporti court, fuori dal campo? <laughs> Devo dire che è difficile arrivare in una squadra nel bel mezzo della stagione, anche se è stata una seconda volta per me. Ma qui ognuno mi ha subito dato il benvenuto, è un bel gruppo di persone, una bella chimica di squadra. E infatti, i risultati si vedono. Conoscevi già qualcuno come Kane e come Robinson? No, no, I've played against a few against all the foreigners all No, non li conoscevo. Ho giocato contro alcuni di loro nel passato, con altre squadre, ma non li conoscevo e adesso invece abbiamo un bellissimo rapporto. Ok, ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Eccoci ritornati, amiche telespettatrici e amici telespettatori, in trasmissione e al nostro spazio sempre dedicato ai ricordi del passato glorioso della società biancorossa. Considerando la marcia di avvicinamento alle Final Eight di Coppa Italia, abbiamo deciso in queste ultime settimane di ripercorrere i ricordi dell'ultima partecipazione della Guelle a questa manifestazione. Andiamo quindi indietro nel tempo, un bel po' di anni fa Enzo e Matteo, che erano sicuramente qui, quando sulla panchina biancorossa il condottiero si chiamava Luca Dalmonte, che abbiamo il piacere di avere in collegamento via Skype, reduce dalla trasferta in Champions League in Baviera contro il Bamberg, la squadra dalla quale tra l'altro Perego un paio di stagioni fa ci ha portato Henry Drell. Coach Dalmonte, grazie mille per aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e una buona sera ai telespettatori. Allora, coach, ripercorriamo quella magica stagione: era il 2012. La final Eight di Coppa Italia si svolse tra il 16 e il 19 febbraio presso il Pala Olimpico di Torino e si chiamava Swiss Gas Final Eight. Lo sponsor sulle nostre maglie era ancora Scavolin e Siviglia e in quell'occasione ci qualificammo da seconda. però avevamo piacere che fosse lei, coach, a ripercorrere tutte le tappe di quell'avventura. No, fu un'annata che passò attraverso la semifinale di, di Coppa Italia, persa con Cantù e fu un'annata che poi ci vide semifinalisti contro Milano. Devo dire che. La semifinale contro Cantù la ricordo perfettamente, perché giocammo di rincorsa, poi arrivammo negli ultimi possessi a giocarci, diciamo, la partita punto a punto, e fumo penalizzati con dei fischi anche giusti, con due antisportivi, primo di White e secondo di Hackett. Ma devo riconoscere che eh, in modo retroattivo chiaramente quella semifinale contro Cantù ci permise poi di essere pronti mentalmente ed emotivamente a giocare la semifinale, la, il quarto di finale contro Cantù in campionato perché? perché ci furono delle situazioni, degli episodi che ci diedero motivazioni giuste per approcciare il quarto di semifinale contro Cantù. Fu una esperienza chiaramente importante perché, perché da tempo non si arrivava in semifinale. L'anno precedente arrivavamo anche qualificandoci per, per le Final Eight, ma non, non, non ottenemmo lo, lo stesso risultato. Era una squadra che, cre, che, che ebbe una crescita importante durante la stagione, malgrado... Un andamento, un divago, ma si fece trovare pronta per gli appuntamenti giusti, vedi la semifinale di Coppa e vedi anche la semifinale del, del campionato. Ecco, in squadra Coach aveva Ricky Hickman, James White, Daniel Hackett, Jumaine Jones, Marco Cusin, Mirza Libegovic, Daniele Cavaliero, un giovane Tauli Deca. Ma con una squadra così, oggigiorno, puntereste a vincere lo scudetto? Ma questa è una risposta per me difficilissima perché è un po' come fare un parallelismo con, con tempi molto lontani. Eh, la soddisfazione sicuramente di quegli anni fu la crescita di Daniel che arrivò da Treviso, ribadisco sempre, eh, frequentando uno degli ultimi posti in panchina, la crescita di Cousin che arrivò da quarto lungo in Cremona ad essere titolare da noi. L'affermazione di Hickman che arrivava dalla Lega 2, non, non, non dimentichiamolo, è che grazie alla stagione di Pesaro poi ebbe un trampolino di lancio importante a livello europeo fino a vincere l'Eurolega e poi avevamo due giocatori che avevano attestato, intendo White, ma soprattutto Jumain Jones che era il capo branco a livello mentale di quel gruppo e che fece secondo me prima Hickman poi a White Uh, fece veramente centrare quello che era il loro obiettivo, quello che era il loro dovere dentro la squadra e poi mi piace ricordare anche il ruolo di Simone Flamini perché è un giocatore, ma ancora prima una persona di altissima qualità che diede la possibilità a quel gruppo di essere sempre, comunque compatto e ci fece crescere proprio dal punto di vista del carattere e della personalità. Coach, di quei tre anni trascorsi a Pesaro il ricordo di un ambiente caldissimo e sempre vicino alla società e alla squadra. Io è chiaro che poi chi ha buona memoria ricorda perfettamente che furono anni molto divaghi dal punto di vista personale nel rispetto della pallacanestro, nel confronto della pallacanestro, nel confronto della VL. ci furono e ricordo perfettamente contestazioni importanti ma è giusto che io lo ricordi oggi e aggiungo anche con molto realismo ma altrettanto piacere perché innanzitutto perché credo di essere stato l'unico allenatore eh, a, fare, a guidare tre anni consecutivi la VL e dico e sottolineo consecutivi per questo devo ringraziare una persona straordinaria come Walter Scavolini che ha sempre appoggiato la mia posizione Uh, e sono, sono stato orgoglioso di aver guidato la VL per tre anni così con grande soddisfazione ma per, più per il pubblico più per la società aver diciamo finito questi, questo triennio, triennio con quell'anno che oggi comunque rimane l'ultimo anno importante mi fa piacere allo stesso tempo che oggi stiamo parlando di questo in funzione del fatto che la carpegna ha ottenuto il risultato che ha ottenuto, giocando un girone d'andata veramente da protagonista, giocando alla pari con tutte le squadre che ha incrociato dentro al parquet. E Devo fare i complimenti alla squadra, a Repeja, alla società, perché quest'anno stanno veramente giocando un campionato di, di alto livello. E dispiace, magari, che il distacco dovuto, e non è polemica per, per la non presenza, ma è solo semplicemente un danno di fatto, non possa coinvolgere il pubblico di pesolo dentro al BPA. Eh, quindi, merito e congratulazioni alla VL e a Carpegna Prosciutti perché stanno veramente facendo una grande stagione. Coach, eh, quell'anno lì il presidente era Franco Del Moro, che adesso è il general manager di Ferrara. Visto che siete vicini, vi sentite spesso? Visto che siamo vicini, ci si sente poco perché poi Franco. A pendolare verso Ferrara, io ho frequentato chiaramente casa nostra, intendo eh, di Franco e la mia, intendo Fano, per alcuni mesi, però non c'è stata occasione. Eh, credo che eh, quella squadra eh, di manager da Franco a John, passando anche da Mauro Montini, ma guidata con una luce, ripeto e ribadisco, non voglio essere banale e ripetitivo ma sono convintissimo di quello che sto dicendo guidata dalla luce eh, e dalla saggezza di Walter Scavolini alla fine si dimostrò una squadra vincente perché mh, malgrado le discussioni interne come capita deve essere in ogni contesto eh, di gruppo poi alla fine si riuscì ad ottenere un risultato che oggettivamente fu un risultato di livello Ecco, tra l'altro, Franco Del Moro mi ha promesso di partecipare la prossima settimana in trasmissione. Speriamo che sia in grado di mantenere quanto mi ha manifestato. Coach, la ringraziamo tantissimo per essere intervenuto, per questi splendidi ricordi, queste bellissime parole di affetto che ha dimostrato verso la nostra piazza. Le mandiamo il saluto di tutta Pesaro ed un immenso in bocca al lupo per la sua avventura sulla Sponda Fortitudo. Crepillupo, grazie, grazie a voi per, per la possibilità di essere stato vostro ospite. Saluto i telespettatori, ma soprattutto saluto lo studio. Grazie mille, benissimo. Siamo anche oggi arrivati al termine della trasmissione. Ricordiamo che siete ancora tutti in tempo per acquistare la VL Card. Matteo, vuoi fare anche tu un appello accorato alla nostra tifoseria? Certo, eh, la VL Card è la forma di sostegno migliore che in questo momento un tifoso può fare verso la VL. Eh, non potendo purtroppo venire al palazzo e sostenere fisicamente la squadra, la Card è sicuramente lo strumento migliore. Enzo, l'hai fatta tu? No, però la voglio fare. La vuoi fare? E guarda sì. che manca poco. Siamo eh? ancora in tempo. Eh. <ride> Siamo ancora in tempo. Eh, ricordo il nostro numero di WhatsApp 346 3673 780. Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì prossimo 4 febbraio, stessa ora, stesso canale. Attenzione alle repliche perché comunque insieme a Canestro lo potete rivedere anche eh, domani, venerdì alle 11.40 alle 15.20, sabato alle 16.15 alle 22 e domenica alle 10 e dalle 15 ed ovviamente tutte queste repliche sempre disponibili poi anche sulla nostra pagina facebook e su internet a proposito solito invito di fine trasmissione tornate a casa clic 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 sulla pagina di Rossini TV sia eh, facebook che sul profilo instagram Gerald when you go home click mm -hmm. click click clic on the facebook page and instagram profile of Rossini TV We'll do. Promised. We'll do. Done. <ride> e un grande saluto a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Ci vediamo giovedì prossimo.